Siete curiosi di sapere come si comporta un'elettrosega a batteria? Beh, lo spiego in questo video con questa recensione. E bentornati ragazzi sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. E oggi si parla di seghe. Bella battuta! No, elettroseghe, tipo le motoseghe però elettriche. Ma hai perso l'occasione per fare una battuta di qualità! E dire se hanno senso oppure no rispetto alle motoseghe tradizionali. Se avete un giardino, se avete degli alberi oppure anche un bosco, se possono funzionare. In particolare questo è il modello DL07 della marca Sesi. Io l'ho presa perché avendo un bosco davanti casa ed essendo piena di robinie, basta un anno o 2 anni che non si pulisce e subito rispuntano questi alberi. Prendere una motosega non mi sembrava il caso perché di lavoro ce n'era poco da fare. E poi onestamente a me i motori a scoppio non fanno molto impazzire, perché bisogna avere sempre a portata di mano benzina, olio, magari c'è qualche intoppo, c'è la candela che non parte, eccetera, eccetera. Invece ultimamente ci sono questi elettroutensili che li ritengo molto validi. In passato avevo fatto anche una recensione di un decespugliatore elettrico, a fine video comunque vi metto il link. Tornando a noi, io l'ho acquistata senza troppe aspettative. È un'elettrosega a batteria. Lunghezza 8 pollici. Quando l'ho presa non è che mi aspettassi che potesse tagliare delle querce, però siccome il costo era contenuto ho detto bah, proviamo a prenderla. E in questa recensione vi mostrerò cosa è in grado di fare, ma bando alle ciance, vediamo il contenuto della scatola. Guardiamo il contenuto della scatola. Troviamo manuale di istruzioni, un paio di guanti, wow, no, questo non me lo aspettavo, e delle catene di scorta. Due per la precisione, occhiali di protezione, l'elettrosega, caricatore, manico e ben due batterie. Purtroppo l'olio per lubrificare la catena non è presente, però dai, ci sta. Nella scatola c'erano già un sacco di cose, compresi anche i guanti e gli occhiali, che sicuramente non sono cose scontate. Io ho preso questo olio qui, è naturale, se interessa anche voi ve lo lascio in descrizione, sia questo che l'elettrosega. Ma ora basta, sono curioso di testarla. Incominciamo a mettere il manico. E l'olio. Così è pronta. La scatola contiene tante cose, ben due batterie che assicurano almeno un'ora e mezza tutta di lavoro, e in più un paio di guanti, degli occhiali di protezione che non sono scontati. Per la qualità costruttiva ci sono un paio di cose a dire, ma lo dirò a fine video nelle conclusioni. Ma adesso basta parlare, andiamo a provare questa elettrosega. Partiamo con qualcosa di semplice, una comunissima asse di legno. Qui, durante il taglio, mi accorgo che la lama entra benissimo, sembra quasi tagliare del burro e non faccio il minimo sforzo. Passiamo ora a un ciocco di legno di faggio. Qua la sezione è maggiorata, difatti me ne accorgo subito. Faccio un po' più di fatica, però vabbè, nulla di complicato. La lama entra anche qui bene e il taglio risulta pulito. Ma adesso andrò a provare questa elettrosega su degli alberi di varie sezioni. Indosserò occhiali, cuffie e dei guanti. Con questa elettrosega andrò a tagliare degli alberi di robinia. Partiamo con questa, ha una sezione piccolina. Infatti non ho particolari problemi, si taglia benissimo. Dopo il taglio però ho notato che la catena si era un po' ammollata, quindi ho dovuto ritensionarla. Passiamo a un altro albero di robinia con sezione maggiorata. Beh, qui devo dire che ho fatto un po' più di fatica. La catena si è inceppata un paio di volte e ho dovuto sbloccarla, però a parte questo non ho avuto altri problemi. Tenete presente che la robinia è considerato un legno abbastanza duro, quindi dai, non male. Facciamo ancora un altro taglio per vedere. Beh, qui non ho avuto problemi, magari mi è andata di sfortuna la prima volta. E guardate, la sezione non è piccolissima, Ma vediamo come se la cava questa elettrosega in quota. Taglio ancora un ramo di robinia, questa volta la sezione è ancora più grossa. Non ho particolari problemi, ho dovuto lubrificare la catena pompando un paio di volte e vedo che facendo un po' di
forza, ma con un solo braccio ce la si fa tranquillamente. Sicuramente con una motosega sarei stato un po' più impacciato. Ho notato solo che con tagli un po' più impegnativi la catena tende a smollarsi più facilmente e va ritensionata ogni 3-4 tagli. Si fa la svelta, però è un pochino antipatico doversi fermare ogni volta per ritensionare la catena. Però guardate, anche con una sezione così e usando un solo braccio riesco a tagliarla tranquillissimamente. Sono riuscito pure a tagliare sto ramo che era enorme, guardate la dimensione, era tutto questo. Ma arriviamo alle conclusioni finali. Ha senso comprare un'elettrosega come questa a batteria? Beh, tutto dipende da cosa dovete fare. Se avete un giardino grande con un po' di alberi, dovete potare i rami, oppure avete anche un bosco con alberi relativamente piccoli, con un diametro del tronco almeno grande così. O se non avete voglia di portarvi dietro una motosega che ha delle dimensioni abbastanza generose, più benzina e olio, questa secondo me è perfetta. Non solo per gli amatori, anche per chi è del mestiere. Anche perché con una sola mano si riesce a tagliare praticamente di tutto. Non pesa niente e proprio per questo bisogna stare super attenti, perché a vederla così sembra un giocattolo, ma ragazzi, taglia! La motosega è un bel bestione e diciamo incute un po' di timore. Questa no, però indubbiamente questa è molto più comoda. Se dovete andare magari su una scala per tagliare dei rami, come ho fatto io, una sola mano vi basterà. Ho fatto vari test tagliando sia legna secca di faggio che semplici assi di legno, che tronchi di diverso diametro di robinia, e la robinia è un legno notoriamente molto duro, quindi se si riesce a tagliare la robinia con questa si riescono a tagliare anche altri alberi. Ho notato che la catena si smolla piuttosto velocemente, quindi andrebbe ritensionata ogni 3-4 tagli. L'olio va messo qua dentro. Sul manuale di iscrizione c'è scritto che è autolubrificante, però io ho notato che se non davo almeno due pompatine l'olio sulla catena non lo vedevo, quindi nel dubbio, prima di fare dei tagli un po' importanti, datele due pompatine. Costa relativamente poco, comunque vi lascio il link in descrizione se volete darci un occhio. Allora, la qualità costruttiva lascia un pelino a desiderare, nel senso, appena l'ho presa in mano e ho fatto il primo taglio, mi sono accorto che la catena era un pochino lenta e giravo questo pomello come da manuale per poterla tensionare, ma vedevo che non cambiava molto. Allora ho dovuto aprirla per poi scoprire che una vite di fissaggio mancava e un'altra invece era lenta, ed erano le due viti che mandavano a pacco la coppia di ruote coniche che trasmettevano il moto. Il problema che avevo riscontrato era questo: qui mancava una vite e qua c'era una vite spannata, non schiacciavano questo coperchio e quindi non mandavano a pacco la coppia di ruote coniche che c'è qua sotto. Praticamente ci sono qua sotto una coppia di ruote coniche che, girando il pomello, fanno girare questa vite e quindi conseguentemente questo pistoncino qua si sposta avanti e indietro. Questo deve essere innestato qui dentro e va a regolare la tensione della catena, e quindi questo pistoncino non si muoveva né a destra né a sinistra, non andando quindi a tensionare la catena. Quindi l'insieme di questi errori non mi faceva tensionare correttamente la catena, però vabbè, una volta smontata si fa in 5 minuti ed è subito fatto. Però diciamo che sono cose un po' antipatiche, si compra una cosa nuova e già ci sono problemi di costruzione. In definitiva, la consiglio oppure no? Beh, io la consiglio più che altro perché è un'alternativa alla classica motosega, che è molto più ingombrante e anche un pochettino più impegnativa. Questa è piccolina, è facile da maneggiare, è pericolosa come una motosega, non è un giocattolo, quindi attenzione, ma la ritengo una validissima alternativa rispetto alla classica motosega. Io credo che gli elettrotensili da giardino stiano facendo passi da gigante e stiano offrendo valide alternative rispetto ai classici utensili da giardino ma a motore. Difatti poco tempo fa ho realizzato una recensione di un decespugliatore elettrico, e questo qui, se vi interessa, che va davvero bene. Se volete darci un occhio cliccate qua sopra. Con questo è tutto ragazzi, mi raccomando, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!